assist da Tonut. Attacca Williams sul cambio, prova a farlo, Williams tiene benissimo sia con i piedi sia disturbandolo addirittura con le mani, ma l'assist per Bramos quest'estate, stile la maglia di Trento. Martin, che tra l'altro del Taliercio non ha un gran ricordo, quando venne qui con la maglia delle Vunnere procurò, sbaglia la tripla Chappell, serie di rinunce. Fine, un buon tiro l'hanno preso comunque, mentre Forrai ne prende uno decisamente migliore in transizione, riporta Trento a meno 6. Si è fatto valere come Stone, chiude il palleggio, eccolo di nuovo Watt, ma è contro Sanders che non può tenerlo, palletto sulla linea di fondo, raramente così. La partenza di Williams, altro canestro per lui, il primo del secondo quarto, che ritrova avanti di 11. Tonut a bersaglio anche con la tripla, terza opportunità dell'azione per Trento, anzi quarta. Morgan chiuso, pesca il taglio da parte di Williams, che è l'unica azione. Martin quasi in ginocchio Tonut, poi dopo il taglio e vai con Williams, appoggia al tabellone. Tonut riceve un brutto pallone da Brown, si attacca dal palleggio Martin, evita anche Brown, sbaglia, ma c'è la correzione di un vivace Valerio Mazzola. Tonut è dietro la schiena, evita Forrai, poi schiaccia a terra per De Nicolao, ormai sforna assist, conta quello che hanno visto gli arbitri, quello era il canestro del meno 8. Williams contro Widmar, la virata, l'appoggio al tabellone, meno 6. Non è proprio la prima volta in campo Meyer, meno 8. Chappell in estensione, 0 su 3 nel quarto periodo, oggi ho detto 0 su 7. Pascolo qui lo semina e in sottomano firma il meno 4. Ecco il parziale, intanto la finta e poi la schiacciata di Watt. Vedete il parziale, arriva però Widmar a stopparlo e poi la battaglia, premia Chappell che se ne va in virata, sceglie l'assist di Nicolao nonostante il fallo, giocata di enorme energia da parte della Reyer tutta. Brown lascia sul posto di Nicolao, Williams sopra il ferro con la mancina per il meno 5. 78-75 il finale al Taliercio, la Reyer accede alle Final Four.